questo è Occhio all'occhio. C'è qualcuno che guarda, c'è qualcuno che sente tutto quello che dico, anche in mezzo alla gente. Legge quello che scrivo, vede quello che faccio, sente quello che penso o a chi do il mio consenso. Se al mattino mi alzo o se resto a dormire, se mi basta ingoiare o se voglio capire quale vino mi piace, se preferisco le more, se ritengo che Dio sia di tutti il Signore. E qual è il mio colore, la mia spada del cuore, se ritengo la musica solo rumore, se capisco Picasso o se ho visto il sorpasso, se mi piace Neruda o la madre snuda. Sentir Berlusconi, e che cosa ne penso?
i nomi di questi splendidi ragazzi, soprattutto Alessio Benedetti alla batteria, Alberto Pezzetta alle tastiere, Antonio Merici al violoncello, nuovo, e poi Paolo Del Ponte, Viviana Galletti, Alessandra Cancelo, concludiamo con un testo di Elio Bartolini, uno dei più grandi scrittori e poeti friulani. È un testo particolarmente interessante perché si intitola Canzon di Smitude ed è praticamente la storia della sua famiglia, come veniva tramandata in file, cioè nelle sere d'inverno. Si ricordava di aver visto Napoleone, di aver visto l'imperatore Guglielmo, lui, lo stesso poeta, si ricordava di aver visto Mussolini, ed è un ragionamento sulla guerra, sulla pace, sull'oggi e soprattutto su quello in cui dobbiamo o possiamo, se vogliamo, credere ancora.